Ora vi proponiamo un'intervista al presidente di Confindustria Squinzi, realizzata però a Milano dalla nostra Ilaria Tettamanti in occasione della presentazione di MadExpo. Sostanzialmente in credit crunch. Così. Beh, bisogna pagare i debiti, il paese deve pagare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, perché già pagando questi il credit crunch delle imprese automaticamente quasi sparirebbe. Gli 8 miliardi lì che ci sono disponibili che vengano destinati a detassazione, a una riduzione del carico fiscale, in modo particolare sul lavoro, che noi l'abbiamo detto, secondo noi ci sono tre cose fondamentali, o magari in diversa scala di priorità. Primo, il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. Secondo, un intervento sul costo del lavoro. Noi abbiamo chiesto il 9%, in modo particolare intervenendo con l'esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP. E il terzo punto, poi evidentemente, è quello dell'IMU. In modo particolare l'IMU sulle attività produttive. Qui il ministro ha parlato di confermare le attuali aliquote, lei invece insomma chiedeva un Ma passettino. ecco, noi chiedere è nostro diritto, poi se sono le possibilità. Io personalmente sono convinto che sarebbe un'ottima cosa, perché un aumento dell'aliquota per le ristrutturazioni edilizie, in modo particolare quelle con obiettivo efficienza energetica e benessere abitativo in generale, aumentarlo al 70%, includendo altri settori come l'arredamento, eccetera, secondo me potrebbe dare un contributo molto forte alla riemersione di una fetta di sommerso non trascurabile, e quindi potrebbe anche rivelarsi a costo zero per lo Stato. Va una valutazione delle parole di Zanonato abbastanza catastrofiche anche per i riflessi che avrebbe la crisi dell'Ilva sul resto delle imprese, anche metalmeccaniche. Ma evidentemente vi siete dimenticati quello che io sto dicendo e Confindustria sta dicendo da 3 mesi, che sulla partita dell'Ilva si gioca una partita decisiva per il futuro del nostro paese. Se non si riesce a trovare una soluzione per la situazione Ilva, evidentemente l'Italia è destinata ad uscire dal novero delle grandi imprese, dei grandi paesi industrializzati capaci di svolgere attività manifatturiere complesse come la siderurgia. Quindi l'Ilva è un caso emblematico, non dimenticate che qui ci sono in gioco 50.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. Un intervento pubblico può essere utile. Non mi posso esprimere perché non conosco i termini, i dettagli del problema, comunque penso che chi dovrà prendere la decisione saprà prenderla avendo una migliore conoscenza rispetto a me della situazione reale.